Per tutti ragazzi, breve intro prima di iniziare. Finalmente ragazzi, dopo ben 3 mesi sono ritornato Ale Gamer 41. Spero che siete contenti e noi passiamo al video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi andrò a parlare di un secondo easter egg su Granny. Nel senso che ovviamente lo sacchiotto di Sandina è un easter egg, ma non è l'unico. Infatti esiste un altro che si trova nel cortile sopra il magazzino con la scritta. Oggi andiamo ad analizzare questa scritta. Ovviamente io già l'ho provato e praticamente però non si può vedere come posso. Perfetto ragazzi, non si può vedere subito che andate nel cortile e vedete la scritta. Ovviamente no, altrimenti sarebbe troppo facile. Per fare ciò dovete praticamente addormentare nonna, dopo di ciò gli saltate sopra e vedete questa scritta. Noi per bene o male andiamo subito a vedere questa scritta, ma prima ci diamo la balestra e usiamo il cacciavite, perché nonna starà arrivando. Qua non c'è niente, mettiamo questo. Riguardo allo speciale 200 iscritti, ragazzi, sto avendo dei problemi perché la mia PlayStation, non ha molto spazio per fare i video, però, quindi sto cercando di eliminare qualcosina. Vi lascerò un pochino aggiornati, su Telegram. Il mio nickname è AleGamer41 oppure AleGamer. Ok, ci vediamo questo, se è possibile, grazie. Aspettiamo, sta arrivando nonna, l'ho vista. Chiudiamo. C'è un rumore qui, a casissimo proprio. E mo' andiamo giustamente a fare i nipotini cattivi. Ovviamente nonna non sa che io tengo un cacciavite, non sa neanche che ho la balestra. Perfetto, set key. Ok, andiamo per di qua. Riguardo i problemi di voce, no, di audio, li devo sistemare un giorno. Però non oggi perché non so ancora farli. Ok? Playhouse. Allora, aspetta un attimo, facciamo così. Perfetto. Adesso usiamo il martello prima. Ok. Perfetto. Non vediamo nonna che diventa un nipotino veramente molto cattivo. Ok? Chiudiamo qui. Adesso, cerchiamo di non farci acchiappare da nonna per prima cosa. Qui, uno qui, uno qui, uno qui. Poi facciamo qui. Poi facciamo un rumore qui. Poi andiamo di qua. Rumore. E ora, ovviamente, lanciamo il vaso. Che no, non è caduto male. Torni indietro, nonna. Devi andare a controllare il rumore. Volevi, nonna. Ok, nel frattempo che lei fa le sue cose da nonna, noi ovviamente andiamo a prendere il nostro. Ok, è tornato indietro, quindi ci ha visti, quindi è meglio che ce ne scappiamo. Non c'è niente, malissimo, c'è un rumore. C'è un rumore qui. Poi ce ne scappiamo subito. Ciao nonno, da quanto tempo non ci vediamo? Chiedo molto, però scappiamo. Perfetto, l'ingranaggio. Guarda, no, vieni, 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 vieni. Aiuto. Ok, perfetto. E adesso addormentiamo nonna. Apri, brava nonna. Grazie. Spara, spara, perfetto. Ok, no, non cadere di qua. Perfetto. Adesso vediamo se ce la facciamo con un primo tentativo. Oh cavolo. Credo proprio di no. Ah, peccato. Non ce la facciamo. Non credo. Ciao ragazzi, vabbè, allora ci riproviamo la prossima volta. Adesso proviamo a trovare le cisoie, le pinze. Questo mi
mi confondo. Ok, adesso c'è qualcosa qui. Niente. Niente. Melone, perfetto. Purtroppo, sì, ci vuole un pochino di tempo per... Aspettate. Drop. Per trovare l'easter egg. Perché rispetto a quello dello sacchiotto è molto più difficile. Ok. Così. E adesso c'è il melone. Questo era mio figlio. Adesso lo sento mio figlio. Ok. Master key, perfetto. Master key. Vieni qua. E lasciamo la chiave rossa. Via. Perfetto. Ma che abbiamo fatto rumore, andrei subito a vedere questo rumore. Andiamo qui. Spero che non me la trovi in cantina. The house. Però la sto sentendo. Non so se sono io o è nonna, comunque. Nonna, non venire. Ho una chiave, non la puoi usare. È pure verde, quindi porta fortuna. Ok. Boom. 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 E boom. E adesso, vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Niente. Peccato. Ok. Per poco c'è la destra. E adesso il nonno. Devo vedere. Dai, nonna. Sospettano te. È il tuo compleanno. Brava. Nonna. Ma no. Torna qui. Ho una palestra proprio di usarla. Forza. Stupida nonna. Va bene, se non vieni tu allora ti faccio vedere io. Hai sentito il rumorino? Vieni nonna. Vieni, 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 vieni. Ti attiro con la Pokéball. No, no, via. Vieni. Per me è che tipo nonna sarebbe un Pokémon. E noi lo dobbiamo catturare. Vieni. Spara, spara. Perfetto. No. Perfettissimo. Adesso non devo sbagliare. Oh, non ti buggare che mi arrabbio. Ecco qui ragazzi, easter egg, help. Non so perché c'è questo easter egg ragazzi, ma era capitato pure nella 13.0. No, nella 13, 1.3, sì, praticamente, però era fino meno difficile da leggere. Questo è come fai, dovete aumentare l'ora e dovete salirci sopra, però sulla testa. E poi non ci vedo più. Adesso è l'ora di fuggire da casa del nonno, visto che è stata cattiva e non ci ha fatto vedere l'easter egg subito. Comunque, se volete altri video su Granny ve li farò, ma comincerò a cambiare pure riguardo game horror. Infatti porterò sul canale, aspetta che devo disinnescare questa trappola. Perfetto. Porterò pure Slendrina, che sarebbe la figlia di nonna. Porterò pure Slendrina e altri giochi di Slendrina, perché sono molti e li ho provati tutti. Però vi faccio vedere, così se vorrete giocarli li trovate su Play Store. Cioè, strano. Nonna, per caso sei uscita con le tue sorelle o roba del genere? Credo proprio di no, però me ne scappaccio. Ok. Riguardo i problemi di voce, se non l'ho detto prima, cercherò di sistemarli. Oh mio Dio, ho fatto la water trip. Qualcuno ha fatto la water trip, ma non so che è stato. Comunque deve essere un grande. Uno, due, uno, due, uno, due. Vediamo cos'è. Le pinze. Buono. Ok, queste. Facciamo, diciamo, un po' di destino. Poi noi qua. Non sta arrivando stranamente. Forse si è presa una vacanza? No, non si è presa una vacanza. Eccola. Anna. Do you want to play hide and seek? Lo so che stiamo giocando a nascondino, ma a me piace moltissimo giocare a nascondino, quindi lo stiamo già giocando.
Andiamo di qua. Puffete. Cioè così. Andiamo di qua. Poi, visto che nonna sente i rumorini, torna indietro. Aspetta, sei cacciato pure. E perché? Allora, sei troppo bravo. Granny ha messo un Exalux nella porta principale. Ovviamente il codice. Mannaggia. Passiamo qui un attimo. Andiamo a trovare un attimo. Non fare rumore. Grazie. Eccolo qui il codice. Se no non una becchiamo di muso. Perfetto. Per eccolo lì. Chiudi. Prendiamo queste. Prendiamo queste e. Oh mio Dio, non ci vedo niente. Facciamo così. Torna indietro. Oh mio Dio, come l'ho fatto cadere. Comunque, vi ringrazio per i 200 iscritti. Ovviamente lo speciale sarà un'animazione, perché purtroppo per Fortnite ho capito che non li so fare, sono troppo noob per fare questi balli. Allora vi farò un'animazione. Sarà un'animazione, spero che la farò bene, anche se non credo, ma ci provo. La telecamera è rotta? Perfetto. E ora di prendere la sua rotellina preferita. Perfetto. Via, fuga. Ti butto il manichino giù, perché non c'è nessuna. Via. Perfetto. No. Ma, ok. Via. Perfetto. Sta andando tutto bene. Via. Ok. Adesso andiamo qui. Non so se stiamo giocando a nascondino, ma non lo devi ripetere. Ok, fallo qui, perfetto. Andiamo di qua. Ok, continuiamo. Verso l'infinito oltre. Perfetto, Master Key. Perfetto. Abbiamo finito Granny pure per la terza volta. Mi pare che è la terza. Sì. Ok. Spero che questo tutorial easter egg vi sia piaciuto. E no pubblicità, please. Spero che questo video vi sia piaciuto riguardo Granny e questo misterioso easter egg, che non ho capito ancora cosa vuol dire questo help. Molto strano. Comunque, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo con il prossimo video. Bella raga!